siete, tutte, di tutti seduti. Vi do benvenuto all'ultima proiezione di questa seconda giornata di festival e soprattutto all'apertura del focus che TFF Doc quest'anno dedica al desiderio. E ci è sembrato, come dire, quasi ovvio aprire il focus con un film che ha molto a che fare col desiderio, ha molto a che fare con i fantasmi che animano i desideri, ha molto a che fare con la morte del desiderio, ed è soprattutto un film realizzato da un regista che ha una lunga storia con questo festival, perché il suo primo film, Orno di Cavalleria, vinse il premio principale nel 2006. Albert Serra è tornato a Torino con quasi tutti i suoi film, tranne forse La Mort de Louis XIV, ed è qua con noi stasera a rappresentare Liberté. Well, thank you very much to everybody for being here. I am very happy to come back to Torino. As you said, I've been here several times and I love so much the city and the people that, okay, it's a pleasure to come back. Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati a tutti. Per me è un enorme piacere essere qua a Torino tutte le volte. È un grande piacere, un grande onore. Sono contento di nuovo di essere qua. But this one will be like a guilty pleasure, because, you know, this is really a special film, and in general I don't care about the audience when I do a film or when I edit it, or, you know, I don't care at all, and we never, me and all my people, think about the audience. But in this case I am a little bit, you know, I don't know, I am interested, because just to see the face at the end of the screening is the only interest I have for the people that stay until the end. You know, it's very, very nice to see, you know, I don't know, the mood they have in the eyes and in the spirit. Questa volta però c'è una differenza, nel senso che il grande piacere che provo di essere qua ha un fondo di sensazione di colpa, colpevolezza, nel senso che in genere quando lavoriamo a un film, non soltanto io ma anche tutte le persone che lavorano con me, non abbiamo come principale obiettivo, diciamo, il pubblico, non ci pensiamo ad altre cose. Questa volta però sono assolutamente curioso di vedere quale sarà il risultato della proiezione, per quelli che rimarranno nemmeno, è tanto bello vedere l'espressione che avrete negli occhi e sulla faccia. And in fact, when I wait for the Q&A, today there will not be, tomorrow there will be some press conference, but sometimes there is Q&A at the end, and I stay there, you know, maybe 10 minutes before the end. The film is 2 hours and 12 minutes, so you already know. But I stay there 10 minutes before, outside. Yeah, yeah. So there is always some people in all screenings that left the cinema at like 2 hours and 3 minutes. So I said, fuck, you stay here 2 hours and 3 minutes. You know, why don't you wait 7 minutes more? Simply because they cannot stand the film anymore. You know, it's really very exhausting and dark. You put a scene at the end. Yeah, yeah. But I think it's not, it's accumulation of that the film is quite exhausting, it's quite dark, it's quite desperate in some sense. So there is people that don't want this kind of desperation and they want some kind of positive thinking, so they cannot stay there anymore. Sì, perché in genere quello che succede è che a volte, questa sera non ci sarà il Q&A alla fine della proiezione, c'è la conferenza stampa domani, però molte volte c'è. Le proiezioni a cui sono stato presente c'era anche il Q&A alla fine, per cui il divertimento è stato, perché di solito quello che succede è arrivi circa 10 minuti prima della fine del film, prima di entrare in sala per il Q&A, e il film, così lo sapete, dura 2 ore e 12 minuti, quindi piazzati fuori ad aspettare di entrare, quello che succede, c'è sempre stato tutte le volte una cosa buffa, qualcuno che è uscito prima della fine del film, 2 ore e 3 minuti, e io ho sempre detto, ma cazzo, sei rimasto qua 2 ore e 3 minuti, perché non sei rimasto gli altri 7 minuti, perché è un film che ti esaurisce, è un film che è dark, è un film che è disperato, soprattutto posso dirlo che alla fine...
no, ok. Soprattutto, è perché è un film che diciamo che verso la fine soprattutto ha una visione così disperata che c'è tanta gente che c'è la gente che probabilmente a un certo punto non ce la fa più a sopportare il film, vorrebbe qualcosa di magari più positivo come visione. But at the same time, it's true that there was one spectator at the end of the screening in France that at the Q&A, so he said something very nice and very interesting. He said, this film, if something this film gave to me, it was to recover the sense of a public screening. You know? And it's true, because in some sense, for the some strategies of the mise-en-scène, and obviously the subject that and the way it's done with non-professional actors that really touch some kind of intimacy, that, you know, touch the audience also in a very deep way, but it creates really, really a dense atmosphere in the theater, you know, between you. So maybe it's true that as a public screening, as an experience, even a cinematographic experience, you know, this mix of aesthetics and okay, what you can feel even physically here, it's unique. So, I mean, it doesn't matter how much money you have. You cannot buy this experience anywhere else. So you have to be here, and it should be done by me, so I will not do another one. So you are lucky because you are here tonight, so this experience will be only for you. Well, at the end, if somebody says, no, you are wrong, I went to this other film and it was a great experience too, okay, I will invite you to what restaurant you decide. But it will not happen, so this is unique. E poi devo dire che no, c'è stata una volta in una proiezione in Francia, no? Una persona che nel Q&A poi ha detto una cosa che è stata veramente simpatica, perché disse il film mi ha dato qualcosa, mi ha fatto riscoprire il senso della proiezione pubblica, no? Di una proiezione pubblica nel senso di una proiezione in cui il pubblico... Nowadays that everybody's on Netflix at home, you know? Tutti adesso al giorno d'oggi si guardano tutti i film a casa, si addormentano in poltrona, lo guardano su Netflix e cose del genere. No, proiezione pubblica nel senso che ha accumulato, cioè un qualcosa dovuto probabilmente alla mise en scène, e forse anche all'utilizzo, come sempre, di attori non protagonisti che hanno dato qualcosa in più e che creano insieme, una certa intimità data non soltanto dalla statica che c'è nell'atmosfera, ma anche proprio dal coinvolgimento di questa intimità che crea un'atmosfera piuttosto densa, tattile quasi, che è un'esperienza unica, e voi siete fortunati perché questa sarà la unica esperienza unica, perché poi non ne rifaccio un altro, e quindi siete fortunati a essere in grado di essere coinvolti in questa esperienza quasi tattile, no? Che sarà unica, e se poi alla fine qualcuno mi dirà, in realtà la stessa cosa interessante la potevo vedere in un altro film, ok, non importa, lo invito al ristorante lo stesso, ma non credo che succederà. And okay, the film, as you know, maybe has some kind of explicit sex and outrageous scenes, not in the way you expect. This should be good news for the audience, explicit sex in general, but not in this case, I think. It will not be in the way you expect. But okay, I always have to, just to end, I always describe the film as a poem about the night. You know, in the sense that the logic about the night. You know, the idea that in the night we have, some kind of distorted perceptions about, time, space, intensity of our desire. You know, is this really, really a little bit sterile, logic of the night, non-fertile. Logic of the night, that every night starts from zero, it's totally different from day life, that we can improve, but the logic of the night, it's totally different. So I think that the film goes really in deep, with this special atmosphere of the night, of the psychological night in all of us, and it starts in a quite innocent, ridiculous way, with some motifs of the 18th century libertine literature, but then gradually
in a very subtle way transforms in something that touch maybe all nights and can also arrive to a very, very desperate contemporary feeling on this lack of harmony between bodies and this lack of communication between bodies. So I think that there is quite an ambiguous and a strange movement in the film, without moving of space, time, and characters and costumes or whatever, but in the atmosphere, in the psychology, there is something that changes in a subtle way. And it's, if you like cinema, it's quite enjoyable. E quindi, e in più, cioè, la buona notizia è che c'è, vabbè, questo film, come sapete, ci sono parecchie scene di sesso esplicito, ma la buona notizia è che non è quello che vi aspettate, come sesso esplicito, è diverso. E la questione è, però, dico sempre che questa storia è la storia, diciamo, di quella che è la logica della notte, la notte che è un ricominciare da zero continuo, che è nell'oscurità, nel buio, distorce, no? La notte, quelli che sono i tuoi sensi, le percezioni a tutti i livelli, e la notte, diciamo, fisica rispetto a quella che è la luminosità e lo scorrere della vita del giorno. La notte ti rifà ricominciare il zero, percepire tutto in modo diverso, e la notte non è soltanto la notte ti fa percepire il tempo, lo spazio, il desiderio in modo diverso, e diventa non fertile, ecco, sterile, e anche la notte che mano a mano diventa quella della tua mente, la notte psicologica, la notte della mente e dei sensi fisici e mentali. Ed è anche un passaggio, diciamo, che possiamo considerare metaforico, nel senso della notte che è quello che è il passaggio da attraverso, incomincia semplicemente con motivi molto semplicemente, tranquillamente, con cui alcuni sono, diciamo, i leitmotiv della letteratura sul libertinismo e libertinaggio, libertinismo si dice, sì, e però mano a mano si modifica e diventa quello che è la notte in realtà di quello della società del pensiero e la mancanza di armonia e di connessione tra i corpi. Ok, thank you very much, enjoy. It's very beautiful, so at least you will enjoy it on the... È molto bello, e grazie a tutti, sarà una bella esperienza. Ok, it will be a contradictory experience. Sarà un'esperienza contraddittoria. Non è detto che ci rivediamo da qualche parte qua fuori o al buio dopo la proiezione, e domani mattina alle 11:10 allo spazio conferenze stampa qua in via Verdi 14, l'accesso è libero, per cui non c'è bisogno di avere soltanto il pass stampa. Buona visione.